Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio. Come sempre, utilizziamo quello che è successo in queste giornate per capire come andare ad approfondire il nostro fantacalcio e come ottimizzarlo a livello di performance e anche di potenziale di scambi. Sono 5 insegnamenti, partiamo con il primo, parliamo di Politano, un giocatore che in questa prima parte del campionato, quindi 12 partite, ha dato il meglio di sé, davvero un record personale per lui. Occhio però che arriverà Mazzarri probabilmente in casa Napoli, quindi è importante andare a capire ed analizzare come andare a capire questa situazione e soprattutto se avrà lo stesso minutaggio e lo stesso rendimento, quindi potrebbe essere il momento giusto per scambiarlo a suon di fantamilioni il nostro caro Politano. Seconda certezza e garanzia è quella di Sule, giocatore che a Frosinone sta facendo davvero benissimo. Non ipotizzo anche una potenziale passaggio della Juventus già a gennaio, ma attendiamo perché Terracciu Ciara sta facendo veramente grande classe e sarà un giocatore da prendere senza se e senza ma nel nostro futuro fantacalcio, quindi anche per chi farà biennali e triennali è un giocatore da mettere col circoletto rosso. Occhio anche a Thuram, questi sono giocatori che in fase estiva vi ho consigliato vivamente. Marcus Thuram ha avuto un impatto devastante, vi consigliavo che appunto sarebbe stato da prendere senza se e senza ma e vi spiegavo anche perché era indispensabile per l'Inter. Questo giocatore è davvero fantastico, titolare, record di assist, gol ancora non tantissimi ma arriveranno e quindi in questo caso da considerare veramente un top di reparto. Occhio anche a Di Gregorio in porta, Di Gregorio ha fatto veramente vedere grande grande parate in questa fase dell'anno iniziale, è un portiere che dall'alto rendimento si prendeva a basso costo, quindi un cocktail esplosivo è fantastico per chi appunto segue fantacalcio e segue il veterano, quello di prendere giocatori a basso prezzo per avere subito l'affare e avere garanzia soprattutto in porta e anche per il modificatore di difesa di un grandissimo portiere come appunto Di Gregorio, che ricordiamo l'anno scorso ha spodestato anche Cragno, che era arrivato a suon di milioni. Vi ho consigliato ovviamente anche Albert Gudmundsson, i risultati stanno dando fiducia e garanzia al veterano, davvero contento perché appunto mi ha chiesto un consiglio forte, un giocatore da prendere assolutamente senza se e senza ma. Vi ho consigliato appunto Gudmundsson, sta facendo una stagione straordinaria, qualche partita iniziale l'ha passata appunto senza bonus pesanti, ma poi sta arrivando ad avere delle giocate davvero fenomenali, quindi un grande giocatore su cui puntare ancora oggi. Vi ricordo di utilizzare sempre Fantalab, Fantalab è davvero indispensabile come tool e app, ci sono davvero tante cose da poter sottopormi, indici di scalabilità, consigli sulla formazione e poi utilizzate anche l'ottimizza formazione perché è davvero di alto livello in previsione dei prossimi match di giornata. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, buon fantacalcio, abbonatevi al veterano e fate un po' di passaparola. Ciao ragazzi a tutti!